Il 13 novembre 1446 Sante, ora Sante Bentivoglio, a tutti gli effetti, arrivò a Bologna e prese il posto di capo della famiglia bentivolesca, capo del partito bentivolesca, in pratica capo della città. Doveva avere molto ben impressionato chi l'aveva conosciuto, perché non è chi non veda come fosse un grosso rischio affidarsi a un outsider per la gestione di un problema che riguardava una famiglia, una parte, ma addirittura anche tutta una città, a un outsider di nessuna esperienza. Ma ben presto si vide che la scelta era stata azzeccata, anche perché Sante fin dall'inizio fu ben coadiuvato dal gruppo delle famiglie forti della città che l'aveva voluto. Innanzitutto costituì un gruppo di lavoro, un gruppo di potere, ridusse il numero dei riformatori a 6 e questi 6 erano lui stesso, un esponente della famiglia Castelli, della famiglia Fantuzzi, della famiglia Malvezzi, della famiglia Marescotti e della famiglia Pepoli. Con questo gruppo unito nel lavoro ottenne ben presto dei buoni risultati. Questi buoni risultati furono innanzitutto la cattura di tutti i congiurati che avevano ucciso Annibale Bentivoglio. Naturalmente questi congiurati fecero la fine che ci si può aspettare, vennero tutti giustiziati con in sovrappiù un certo carico di efferatezze tipiche del tempo. Ma soprattutto, di lì a un anno, stipulò con il nuovo Papa Niccolò V, i cosiddetti capitoli di Niccolò V. Un accordo molto soddisfacente per la città, ma un accordo finalmente definitivo con il Papa riguardo le specifiche attribuzioni, e specifici privilegi fra il governo centrale e il governo della città. Fu una trattativa non facile. Tuttavia si arrivò a un risultato che resterà la base, al di là del fatto che potesse poi in realtà essere adottato fino in fondo in tutti i suoi particolari, ma che regolò i rapporti fra la città e il Papa dal 1447 fino addirittura all'epoca di Napoleone. In sintesi, cosa sanciva questo accordo? Sanciva che a Bologna il potere era diviso paritariamente fra due entità, fra l'espressione del potere centrale, fra il Papa, rappresentato dal cardinale legato, e la città, in tutte le sue espressioni, si chiamassero gonfaloniere, anziani, in seguito si sarà con il Senato. Era quindi quello che si chiama un governo duale, una diarchia. Forma di governo suggestiva, ma onestamente difficile da applicare fino in fondo. Il potere normalmente non lo si divide, non lo si condivide, il potere lo si esercita. E infatti, poi per i primi 60 anni, questo potere a Bologna verrà poi esercitato di fatto dalla famiglia Bentivoglio. Tuttavia, questa formula che nulla può il legato senza il volere della città, nulla può il volere della città senza il parere del legato, ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro agli studiosi di politica ed è stato così formalmente ciò che ha retto Bologna per moltissimo tempo. Torniamo a Sante. E come dicevo, il potere non lo si divide. Infatti all'inizio i Bentivoglio e i loro alleati rappresentavano tutta la città ed erano molto più forti del cardinale legato, tanto che a un certo punto ci fu un cardinale legato che cercò di alzare la voce, soprattutto cercò di mettere un freno a quello che erano le intemperanze di Galeazzo Marescotti, il braccio armato dell'ala intransigente. E gli fu risposto in maniera così drastica che il cardinale legato se ne dovette andare, temendo di peggio. La Santa Sede cambiò registro
e mandò come cardinale legato non un battagliero politico, ma un uomo di grande cultura, il cardinale Bessarione, che era molto rispettato e che ritroveremo. Sono anche gli anni, ad esempio nel 1454 ci sarà la pace di Lodi, quella specie di pace che sancì fra tutti gli stati italiani una forma di equilibrio che garantì una relativa pace e stabilità per più di 30 anni, anche perché il tutto era gestito da Firenze, dall'intuito, dalla capacità politica di Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico, e anche dai suoi soldi. I Bentivoglio in questo equilibrio, in questa situazione, ebbero la loro parte, in una situazione abbastanza strana, perché erano contemporaneamente sudditi del Papa, ma contemporaneamente alleati di Milano. E quindi fra gli stati che equilibravano la situazione, Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Roma, Bentivoglio, signori di seconda categoria, un po' periferici, ebbero la loro parte in questo quadro. E tutto questo venne ottenuto da Sante e dai suoi collaboratori. Questo è una medaglia con il ritratto di Niccolò V, il Papa. Sante ormai ha circa 30 anni e si deve sposare e naturalmente fece un matrimonio politico, era di fatto il signore di Bologna e sposò adeguatamente. Sposò una Sforza che non era della famiglia Sforza di Milano, ma della famiglia Sforza, signori di Pesaro. La ragazza si chiamava Ginevra, era molto giovane, aveva 14 anni quando nel 1454 arrivò a Bologna e non fu un matrimonio d'amore, certamente, fu un matrimonio politico, come sempre in quell'epoca fra potenti. Il matrimonio ebbe uno sfarzo, un lusso, una partecipazione di grandissimo livello. E questo in corse, tutto questo in corse nelle ire del famoso cardinale Bessarione, un uomo di grande prestigio, che aveva, fra l'altro, poco prima emanato delle disposizioni contro il lusso eccessivo ed ostentato. L'occasione del matrimonio, il lusso probabilmente era eccessivo e sicuramente era molto ostentato da parte di tutti. E allora il cardinale Bessarione fece chiudere le porte di San Pietro dove si doveva svolgere il matrimonio e il corteo dovette ritornare indietro. Le sue guardie sequestrarono i gioielli alle signore. Il matrimonio si svolse ugualmente perché semplicemente voltarono il corteo, andarono a San Giacomo, che già da allora era praticamente la cappella privata, la chiesa privata dei Bentivoglio, e il matrimonio avvenne. Naturalmente, questo ebbe un certo riscontro anche sul piano culturale e sul piano del gossip. Sante, sì, si era dovuto sposare per motivi politici, era sposato Ginevra, Ginevra Sforza, ma in realtà tutti a Bologna sapevano che Sante aveva una relazione di alto livello, aveva un amante, Nicolosa Sannuti, che era la donna considerata più bella di Bologna, che oltre ad essere bella era anche molto colta. Nicolosa Sannuti era la moglie del conte di Poretta, il conte Sannuti. Il conte Sannuti era molto anziano e era un fedelissimo dei Bentivoglio. Nicolosa in questa occasione addirittura scrisse una specie di manifesto, oggi diremmo un articolo, un trattatello per contrastare le idee del cardinale Bessarione e l'idea che una donna nel 400 pubblicamente entrasse in contraddittorio con un cardinale della forza e della notorietà di Bessarione fece indubbiamente epoca e dimostra che non era una donna,
di seconda categoria. Era una donna veramente degna di essere l'amante del signore di Bologna. Qui abbiamo il cardinale Bessarione. Di Niccolò Samuti non è rimasto nulla se non questo ricordo e questa immagine che ho preso da un volantino di qualche anno fa, quando in una località dove i conti di Porretta, Fontana di Sasso Marconi, avevano una residenza, dovrebbe rappresentare appunto la famosa Bella Nicolosa. Per la bella Nicolosa, il conte Sanuti aveva fatto costruire il palazzo Sanuti, forse anche questo forse il più bello di tutta Bologna. Dico palazzo Sanuti perché quando è stato costruito, così si chiamava, poi ha cambiato nome varie volte, oggi a tutti è noto come Palazzo Bevilacqua. Questo palazzo è pervenuto ai Bevilacqua qualche secolo dopo. L'autore di questo palazzo, Panio di Lapo Portigiani, architetto toscano, fu anche poi l'autore di un'altra grande e famosa costruzione, oggi totalmente perduta, la famosa Domus Magna, o Domus Aurea, ricordo, di quella degli imperatori romani, ovvero sia la residenza della famiglia Bentivoglio. In via San Donato, via Zamboni praticamente, dove già i Bentivoglio abitavano. Bentivoglio abitavano in case che oggi potremmo situare fra Piazza Scaravilli e prima di via del Guasto. Attualmente sono i numeri 36 e 38 di via Zamboni. Sante acquistò i terreni e le case che andavano dalla precedente abitazione fino all'attuale Largo Respighi e lì fece abbattere quello che c'era e costruire, iniziò a costruire un grande e sontuoso palazzo che venne immediatamente giudicato, quando si cominciò a vedere come era fatto, fra i più belli d'Italia. Naturalmente erano costruzioni che duravano moltissimo e che anche in corso d'opera venivano modificate anche per esigenze abitative, per sistemare della servitù, dei figli che erano cresciuti, eccetera. Tanto che quando poi verrà distrutto, è noto, nel 1507, venne distrutto che non era ancora effettivamente terminato, ma questi palazzi praticamente non vengono mai terminati, sono sempre dei cantieri aperti. Non ci resta di questo palazzo poi nessuna notizia se non quello che raccontavano, e fra l'altro anche in maniera distorta, i contemporanei, perché ancora non c'era il gusto di rappresentare con pitture, con schizzi, con disegni delle architetture esistenti. Bologna non ha avuto la fortuna, nessuna città ha avuto la fortuna che ha avuto Venezia nel Settecento, quando con Canaletto e Belotto c'è stata la rappresentazione sufficientemente realistica, ancorché trasfigurata dall'arte dei pittori, di quello che era la situazione edilizia della città. Infatti, un cronista quasi contemporaneo fece uno schizzo del Palazzo Bentivoglio, per cui sembrerebbe un palazzo con sette arcate di portico, quindi di non grande dimensione, il che contrasterebbe invece con delle testimonianze orali, con delle testimonianze scritte ma non disegnate, che lo farebbero molto più grande. E c'è voluta la ricerca di un ricercatore molto attento, ancorché non un professionista, Perazzini di San Lazzaro, che è di professione falotti, come un ottimo ricercatore, perché capissimo alcune cose sulla grandezza, sulle dimensioni del Palazzo Bentivoglio. Infatti, ha trovato in carte d'archivio degli schizzi fatti da un modesto e onesto e corretto geometra, un secolo dopo che il palazzo era stato distrutto, ma se ne vedevano
gli estremi, i resti del portico e comunque di quello che restava, il geometra Nelli, mi sembra si chiamasse, sì, fece schizzi e misurazioni prendendo a riferimento cose che ci sono ancora oggi, come ad esempio la cappella di Santa Lucia, il campanile di Santa Lucia. E da tutte queste ricerche si può capire che il palazzo non era molto diverso, così a grandi linee, da una rappresentazione che è stata giudicata, da una pittura giudicata fantasiosa per molto tempo, fatta nell'Ottocento da Luigi Serra. Infatti, il palazzo dei Bentivoglio in San Donato aveva un fronte su via San Donato di 60 metri, 14 arcate di portico, ogni arcata era di 4 metri e 20. Palazzo rettangolare, un cortile con porticato a doppio ordine. L'area del palazzo e del giardino occupava l'intero isolato fra l'attuale via Zamboni, l'attuale Largo Respighi, via Castagnoli e via Belle Arti. Il muro di cinta, il palazzo era rettangolare, ma il muro di cinta a un certo punto dopo via Largo Respighi deviava, come ancora oggi devia Largo Respighi rispetto a via Castagnoli. I Bentivoglio ne restarono proprietari, ancorché mandati in esilio, come vedremo, fino a che l'area non venne espropriata e venduta per costruirci il teatro comunale. Questo, come anticipo, poi riparleremo del palazzo quando ci sarà la vicenda della distruzione, ma grosso modo il fronte su via San Donato, la recinzione, che a un certo punto, come si vede, viene collegata a un'altra costruzione e sarà una torre costruita assolutamente fuori epoca, ecco, e poi tutta la vasta area del giardino, compresa la collinetta che oggi si trova in Via del Guasto e che è sempre stata giudicata l'insieme delle macerie della distruzione, ma che in realtà era stata precostituita a palazzo esistente per avere un giardino un po' mosso, per avere una costruzione, un rialzo, un poggetto che faceva parte appunto dell'architettura del giardino. Gli schizzi del geometra Nelli, che confermano quello che ho appena detto, oggi, cioè, questo è l'imbocco di Largo Respighi. Dalle dimensioni del palazzo possiamo dire, e dalla sistemazione di dove era la torre, che lo spigolo del palazzo Bentivoglio veniva molto più a sinistra, anche perché il palazzo di fronte era molto più arretrato, ecco, e occupava tutto il fronte almeno fino a Via del Guasto compresa. Nel frattempo, Sante governava col consenso, e Giovanni, l'erede, cresceva. E a 17 anni Giovanni entrò a far parte dei riformatori dello Stato di Giustizia, quindi fece una carriera ovviamente rapida e facilitata. La situazione interna naturalmente non mancava di dissensi, ma complessivamente la situazione interna era tranquilla. Man mano che Giovanni cresceva, poteva sorgere, e in qualcuno sorse il sospetto, che Sante, poi una volta che Giovanni avesse raggiunto la maggiore età, l'età per poter governare, Sante non si ritirasse. O meglio ancora, che Sante lavorasse non tanto per favorire la sua successione a Giovanni, ma lavorasse per favorire la successione a suo figlio, che era nato nel frattempo, aveva due figli, un maschio e una femmina, a favore del figlio che aveva avuto da Ginevra.
Questo si evidenzia in un episodio non molto chiaro. A un certo punto Sante propose che Giovanni andasse via da Bologna per andare a imparare il mestiere delle armi. Era chiaro che tutti questi signorotti erano anche, o sarebbero stati, o potevano diventare capitani di ventura, capitani, comandanti di truppe mercenarie. Se Sante rimbora fede era perché Giovanni avesse, diciamo così, un mestiere per le mani come l'aveva avuto Anton Galeazzo, suo nonno. Ma altri sospettavano che volesse mandare Giovanni a imparare il mestiere delle armi per allontanarlo dalla città. Ma anche qui il destino. Sembra in questa prima fase dei Bentivoglio il romanzesco la fa da padrone. Mentre c'era questo dilemma, questa impasse, questa situazione da chiarire, Sante Bentivoglio fece l'ultimo servizio alla causa della famiglia che era diventata la sua. Morì, morì. E morì in tempo, diciamo così, prima che venisse alla luce un vero, ulteriore, grande problema, altro che andare a fare il capitano di, andare a imparare a fare il capitano di ventura. Crescendo, il 19-ventenne Giovanni si era innamorato, ricambiato, della 21-22enne Ginevra. E quando la cosa fosse venuta alla luce, era una grana di proporzioni assolutamente ingestibili. Con la morte di Sante, la cosa non ebbe conseguenze e i due giovanotti, 6 mesi dopo la morte di Sante, si sposarono. Ora, qualcuno mormorò allora. Molti hanno sospettato in seguito, si può ipotizzare che nella sua morte di Sante, sulle morti improvvise di quegli anni, capitava sempre così, uno potrebbe pensare che ci sia stata la mano dell'erede, la mano di Giovanni o la mano di qualche alleato. C'è una testimonianza diciamo così clinica, clinica del tempo. Quando Sante si ammalò e rapidamente declinò di salute e poi morì, venne curato da un medico amico, molto amico, un medico mandato dagli Sforza di Milano, un grande medico per allora. Questo medico lasciò scritto determinate cose, una specie di relazione clinica sulla morte, sulla malattia di Sante. Questa semeiotica d'altro tempo è stata esaminata in seguito e in un articolo di 50 anni fa, un medico ipotizzò, disse che da quello che descriveva il medico da allora, a lui sembrava che in realtà fosse morto di tubercolosi ossea. Recentemente ho personalmente cercato di verificare questa cosa, sottoponendo questi scritti, la descrizione del medico del 400 e l'interpretazione degli anni 50 del 1900, a un famoso, a un noto tisiologo. Il tisiologo che ho interpellato di grande prestigio, nonché grande studioso di numismatica bolognese, ha escluso anche lui dalla sintomatologia che si sia trattato di un possibile avvelenamento. Peraltro esclude che sia stata la tubercolosi ossea e ipotizza malattie del ramo del reumatologico. Tuttavia, anche lui esclude che sia stata. Quindi sembrerebbe proprio che la malattia sia venuta ad hoc a evitare una crisi gravissima e insanabile e la malattia abbia permesso una successione in dolore. Sante venne sepolto nella chiesa di San Giacomo. Ma di lui si sono perse della sua sepoltura, si è persa ogni traccia. Probabilmente a questo non è stata poi estranea
la damnatio memoriae coltivata e instillata nei successori da Ginevra, dalla moglie, che così come aveva subito e probabilmente odiato Sante, così invece restò fedele, la prima collaboratrice, l'unica persona di cui Giovanni si fiderà per tutta la vita nel caso del secondo marito. E quindi Giovanni assume la signoria di Bologna. E la signoria di Giovanni, consolidato il potere di Sante negli anni della sua gestione, fu una signoria splendida, mecenatistica, fece di Bologna un centro di artisti intellettuali, fece di Bologna, che era già nota per l'università, anche un centro culturale. Creò una corte che era fra le più brillanti d'Italia. Dico grazie a Sante perché il vero fondatore della fortuna dei Bentivoglio, che poi durerà per altri 50 anni, sì, è stato il carisma, la leggendaria vicenda di Annibale Bentivoglio, le sue grandi capacità, la sua vittoria a San Giorgio di Piano, ma che ha veramente consolidato per il futuro, per molti decenni, la fortuna dei Bentivoglio a Bologna, è stato Sante. E questo bisogna riconoscerglielo. Quindi adesso il capintesta è Giovanni II, perché il nonno, il bisnonno era stato Giovanni I. Un ritratto di Giovanni Bentivoglio in una famosa rappresentazione, un altro ritratto, il ritratto della moglie. Giovanni Bentivoglio si prodigò per la città. E al termine della sua vicenda dirà con orgoglio che aveva trovato una città di legno e che la lasciava dopo 40 anni tutta di pietra. È un po' un'esagerazione, ma indubbiamente grandi cambiamenti ci sono stati nella città. Questa è una delle costruzioni più legate alla fama del Bentivoglio, è il portico del Baraccano, è il Baraccano, una istituzione che poi verrà proseguita e che diventerà una delle più famose della città. E questo lunghissimo portico, uno dei più lunghi e dei più belli della città. Un'altra espressione dell'arte dell'epoca dei Bentivoglio è il portico a fianco della chiesa di San Giacomo, il cui autore era lo stesso che aveva costruito il Palazzo Bentivoglio e il Palazzo Bevilacqua, Panio di Lapo. Dal punto di vista urbanistico della città, all'epoca di Giovanni Bentivoglio, venne riaperto questo che oggi conosciamo bene con il nome di Piazza Pollarola, il primo tratto di quello che oggi è via Ugo Bassi. Allora era considerata una piazza perché poi, al termine del palazzo comunale, la strada si restringeva, resterà stretta fino agli anni 30 del Novecento. Questa zona, questa strada non c'era perché fin dall'epoca lontana della città quadrata delle mura di Selenite, la via Emilia era stata occupata da costruzioni. All'epoca di Giovanni Bentivoglio, il Palazzo Vecchio, la prima sede del comune di Bologna, era praticamente stava per crollare, era in cattivissime condizioni. Il governo di Giovanni Bentivoglio intervenne e fece ristrutturare il palazzo secondo le indicazioni e il disegno di Aristotele Fioravanti, allora uno degli architetti più noti in tutta Europa. Nel 1480 90, Lorenzo Costa, che allora lavorava a Bologna,
grande pittore ferrarese, fece questa pittura che è praticamente il ritratto di famiglia della famiglia Bentivoglio nel pieno del suo potere. Vediamo la Madonna, Ginevra e Giovanni e in basso i loro 11 figli, 11 figli sopravvissuti, in realtà ne ebbero 16, ma alcuni morirono nei primissimi giorni di vita. E in questo ritratto, oltre a riconoscerli uno per uno, troviamo una particolarità che voglio mettere in evidenza. Questo è un albero genealogico. Questi sono i quattro maschi: Annibale, Anton Galeazzo, Alessandro ed Hermes, ciascuno con la loro storia che vedremo. E queste sono le sette ragazze: due si faranno monache e cinque si sposeranno. Questa, Francesca Bentivoglio, una delle figlie, è in lutto. È in lutto perché è morto suo marito, Astorgio Manfredi, Galeazzo Manfredi, signore di Faenza. È in lutto anche perché il marito poi l'ha fatta ammazzare lei con una congiura. Ma questo è un'altra cosa. Colgo l'occasione di questo quadro per dare alcune indicazioni sulla sorte dei figli di Giovanni e di Ginevra, perché danno veramente il quadro di cosa era in realtà poi nel quadro italiano la famiglia Bentivoglio. Abbiamo detto che Francesca aveva sposato il signore di Faenza. Tutti gli altri matrimoni dei Bentivoglio, a partire da quello di Sante, che poi era diventato anche quello di Giovanni, videro la famiglia Bentivoglio, signore di Bologna, sposarsi sia maschi che femmine con famiglie nobili, ma mai di primissima categoria. Tanto per fare un esempio, una figlia, sembra che fosse bianca, sposò un Gonzaga, ma non era il Gonzaga di Mantova, era suo fratello, era il Gonzaga di Vescovado. Alessandro sposò una Sforza, ma era una Sforza di un ramo collaterale. In fondo lo stesso Annibale aveva poi sposato Donnina Visconti, che non era del ramo principale dei Visconti, ma di un ramo collaterale. Gli altri sposarono chi il conte Rangoni di Spilamberto, gli amici Rangoni da sempre dei Bentivoglio. Pandolfo Malatesta, anche Malatesta, signori di Rimini e di Cesena, ma signori precari esattamente come i Bentivoglio, perché signori di territorio appartenente al Papa. E vedi questo passo. La situazione dei Bentivoglio era di una signoria riconosciuta, ma non di primissima categoria. La stessa cosa, proprio pari pari, si rifletteva a Bologna. A partire da Annibale, nessun capo famiglia sposò una bolognese, Sante, perché Ginevra era di Pesaro. Ma anche i figli di Giovanni e di Ginevra, nessuno sposò un nobile bolognese, nessun bolognese era di pari livello ai Bentivoglio. Chi si imparentò con i Bentivoglio, bolognese, sposò un figlio o una figlia illegittima di Giovanni. Infatti ne ebbe più di una e Ginevra li aveva allevati assieme agli altri. Le cose allora andavano così. Questo per collocare nel panorama italiano la posizione della capofamiglia da figlia Bentivoglio. L'erede Annibale, che poi diventerà Annibale II, sposò una figlia del duca di Ferrara, ma era una figlia naturale. Per cui gli Este di Ferrara, i Gonzaga di Mantova, pur non essendo signori di grandi territori e sicuramente non
equiparabile a Milano, a Venezia o a Firenze, pur tuttavia venivano considerati di rango superiore e per potersi imparentare con loro i Bentivoglio dovevano accettare i figli naturali riconosciuti. Questo per dare un quadro di cosa sono stati i Bentivoglio in questo fine secolo, fine 400. Poi la loro vicenda cambierà in maniera decisa all'inizio del 500 con nuovi scenari che vedranno in primo piano l'azione decisa di un papa. Un altro disegno della pianta del Palazzo Bentivoglio, tratto da un altro lavoro. Ecco, abbiamo detto che verso la fine del 400, 1490, Giovanni Bentivoglio, che comincia a sentire scricchiolare il suo potere, preso un po' dal panico, costruisce accanto al suo palazzo una torre, ma di torri non se ne costruivano più da più di 200 anni e forse si era perso anche la tecnica. Comunque sia, questa torre, che era pure la più alta di Bologna dopo l'Asinelli, ebbe una vita travagliatissima e breve. Appena già per costruirla si incontrarono delle grandissime difficoltà. Appena costruita venne un terremoto che la danneggiò, notare, la danneggiò in maniera quasi irreparabile, era appena stata costruita. L'Asinelli era lì da 4 secoli. Non fece una piega. Poi, quando venne distrutto il palazzo, anche la torre venne abbattuta e un ricordo, un troncone, restò. Era staccato poco dal palazzo ed era poi terminato quello che era rimasto in un cortile della casa di Largo Respighi 4 e quest'ultimo rimasuglio venne poi eliminato alla fine del Settecento. Nel quadro della Madonna del Terremoto fatto dal Francia e che è in Palazzo da Curzio, c'è l'immagine di Bologna e realisticamente vede l'Asinelli e questa torre che non si giustifica in nessun modo, la risenda è dietro e guardando anche un po' secondo la prospettiva, questa era come era fatta la torre dei Bentivoglio.